fondatrice. Elena Blavatsky, 1831-1891, medium russa, fondatrice di quella che fu definita la religione di tutte le religioni, ossia della teosofia. La dottrina è stata poi divulgata e ampliata, ed ancora oggi lo è, da grandi medium nell'ambito del progetto spiritico, che obbedisce come tutto alla legge di evoluzione. Gli ambienti cattolici più conservatori intravidero subito, nelle comunicazioni della Blavatsky, alcune delle maggiori eresie. Infatti la Blavatsky creò una struttura di pensiero che volgeva sin dall'inizio alla Brahma Vidya, scienza divina. La codificazione dei principi teosofici essenziali avvenne nei primi anni 60 a New York, dove la Blavatsky, assieme a Henry Steele Olcott, fondò la società teosofica. Nella sua essenza originaria, la teosofia della Blavatsky sostiene l'esistenza di una divinità incomprensibile per l'uomo, origine e causa del tutto. La natura umana e di ogni essere è eterna, in quanto scintilla del divino. Nell'uomo la scintilla acquista un'ampiezza sempre maggiore attraverso l'evoluzione che lo conduce ineluttabilmente verso il tutto. La teosofia propone il sincretismo delle varie religioni per ricavarne un principio etico essenziale. Punto fondamentale della dottrina è il karma, ossia la legge di causa ed effetto, che è la stretta dipendenza delle vite umane dai loro risultati nei piani superiori di esistenza. Altro cardine della dottrina è la reincarnazione, per cui nel ritornare e nel progredire l'essere raggiunge la perfezione fino all'abbandono della materialità. Non a caso la teosofia non si discosta molto dalla dottrina di Allan Kardec, codificatore dello spiritismo. In più punti i due sistemi si sovrappongono per sfumare insieme verso uno spiritualismo, e non potrebbe essere altrimenti, sia orientale e sia occidentale.